Manca davvero poco ormai al fischio d'inizio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Un saluto da parte mia e di Lelia Dani. Se volete sapere come andrà a finire, rimanete con noi. Gara preceduta da molte aspettative. Vedremo se verranno rispettate. Tanta, tanta qualità in campo oggi da una parte e dall'altra. Dovrebbe uscirne una grande sfida nel segno dello spettacolo e delle occasioni. Partita che offre diversi spunti interessanti. Entrambe le squadre hanno giocatori per risolvere la partita da un momento all'altro. Io penso che non ci annoieremo. Contrasto efficace. Palla messa fuori. Nulla di fatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo. Palla recuperata, attenzione. Cambia gioco dall'altra parte. Messi. Ben posizionato qui, recupera il pallone. Superata la metà campo. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Corner in area. Pallone recuperato senza problemi. Riconquistano il pallone. Suggerimento sbagliato, il nuovo possesso per la squadra avversaria. La allontana. Ottimo qui il tiki-taka. Non trovano spazi e perdono il pallone. C'è la rimessa con le mani. Apre dall'altra parte. Cattiva gestione della palla. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Splendido intervento difensivo. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Tentativo che finisce tra i guanti del portiere. Ferma tutto e riconquista il pallone. Werner. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ci sarà la touche, la rimessa con le mani. Interrompe l'azione e recupera palla.
palla persa. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. Sbaglia la misura del passaggio, pallone che termina in out. Dembélé. Ottima visione di gioco. Possesso che finisce qui. Nuovo possesso per gli avversari. La mette in mezzo. Non la tiene il portiere, attenzione. Colpo di testa impreciso, palla sopra la traversa. Ha fatto un ottimo lavoro per crearsi questa occasione. Peccato che poi non sia riuscito a tenere più basso il pallone. Può contare sull'aiuto dei compagni. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. Può scatenarsi sulla corsia. Si andrà avanti ancora per un minuto. Pallone che si spegne sul fondo e sarà dunque rinvio. Sfugge bene alla marcatura. La mette verso l'area. Fischia l'arbitro con la prima frazione che si chiude dunque in questo istante. Si riprende a giocare dopo il primo tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Splendido lancio, attenzione qui, non un granché questo rinvio. Riescono a recuperare bene. Werner. Dembélé. Tenta il tiro. Portiere attento qui, blocca senza problemi. E non era una conclusione particolarmente difficile, questo va detto. Contrasto deciso, palla fuori, sarà rimessa. Mette il pericolo qui. Può andare in porta. Ha potuto calciare senza problemi nella porta vuota. Questo è il replay del gol. Aveva tutta la porta a disposizione. Portiere e i difensori sciacquarono il bar, eh. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Attento qui il difensore che allontana. Non controlla bene qui. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla, però è un possesso palla che non sta dando i risultati sperati. Vedi, la manovra è prevedibile, devono alzare ritmo e fare più movimento. Un buon passaggio viene da un buon movimento, allora si aprono gli spazi e ci possono essere gli inserimenti. Se vogliono recuperare lo svantaggio devono inventarsi qualcosa.
c'è spazio per la ripartenza. Difesa avversaria piazzata male qui. L'arbitro indica il dischetto, è calcio di rigore, si può allargare la distanza fra le squadre. Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi trovo d'accordo, Piero. Giusto sanzionare il fallo. Rigore parato! Sfruttato male questo corner, bravo il difensore. Tenta l'imbucata profonda. Salva tutto con questo intervento. Riconquista il pallone la squadra avversaria. C'è il pressing, cerca e trova il compagno. Buono qui il recupero del pallone. Accompagnano l'azione. Attenzione, pericolo! Ottima parata! Intervento cruciale, ha salvato così. Pallone che ha superato la linea laterale. Lo salta. La controlla, ma occhio alla marcatura. Intervento importante del difensore che la mette in angolo. Occhio al tiro dalla bandierina. Intervento super! Da pochi passi il portiere ha salvato tutto. Che riflesso pazzesco, l'avevo vista già dentro io. Si fanno portare via la palla, occhio. Avanza lungo la fascia. E c'è la rete del più due. Rivediamo il gol da un'altra inquadratura, perché hanno saltato direttamente il centrocampo con questo lancio lungo. Azione forse meno spettacolare di altre, ma incredibilmente efficace. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Passano i minuti, ne mancano sempre meno per decretare la sconfitta della squadra ospite, salvo sorprese miracolose. Devono dare un senso alla loro giornata, Pier. Anche se ormai capisco potrebbe essere tardi per riportare il match dalla loro parte. Hanno sbagliato l'approccio alla gara, sempre troppo molli nei contrasti. È mancata quella cattiveria messa in campo invece dalla formazione avversaria. Impicchiamoli in sala mensa come Fantozzi e abbiamo visto tutto. No, risultato che non fa una piega. Dembélé allontana il pallone, ottimo intervento. Occhio al cross in mezzo, brutto rinvio, attenzione, c'è ancora la possibilità. Pericolo scampato, c'è spazio per il contropiede. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Legge bene la traiettoria e riparte. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa laterale. Un'entrata decisa e efficace. Si giocherà ancora per 2 minuti.
Vuole il secondo palo qui. C'è il gol ed è il terzo oggi, completa un fantastico hat-trick. Rivediamo l'azione del gol nato sugli sviluppi di questo cross. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. C'è il segnale di chiusura del match, formazione ospite che esce dal campo sconfitta. Una sconfitta che non farà dormire sonni tranquilli al tecnico, come si può dedurre dal punteggio. Sono tante le cose da mettere a posto, a partire dalla difesa, troppo facile da penetrare.